Buongiorno a tutti, bentrovati a questa edizione della Beat Digital Edition. Oggi con noi abbiamo due ospiti importanti, d'eccezione, gli assessori al turismo di due regioni, Lara Magoni, assessore al turismo, marketing territoriale e moda della regione Lombardia, e Federico Caner, assessore ai fondi UE, turismo, agricoltura, commercio estero della regione Veneto. Benvenuti, è un piacere avervi con noi. Entriamo nel vivo. Veneto e Lombardia, due regioni accomunate dal lago di Garda, ad esempio, una perla tra le mete turistiche italiane, ma non solo, anche dal Giro d'Italia che è partito l'8 maggio, che attraversa l'intero stivale per arrivare poi il 24 a Cortina d'Ampezzo e concludersi quindi a Milano il 30 di maggio. Due regioni che sono accomunate quindi da un filo rouge, da un filo rosso che collega queste due regioni, che sono unite anche da un progetto comune molto molto importante e sul quale entrambe le regioni vogliono investire molto, i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Partiamo con le domande, assessore Magoni, ovviamente a lei la parola. Cos'ha la sua regione in più rispetto alla regione dell'assessore Canera, al Veneto quindi? Questa è una bella sfida. L'assessore Canera ha tante cose bellissime, però, assessore, mi consenta, Regione Lombardia è la regione più importante in Italia come siti UNESCO. Ne abbiamo ben 14. Assessore Caner, come replica alla provocazione dell'assessore Magoni? Beh, cosa abbiamo in più? Intanto 72 milioni di presenze turistiche che fanno della regione Veneto la regione più turistica d'Italia. Poi abbiamo la costa più inclusiva d'Italia e, se mi permette Lara, anche le montagne più belle del mondo. In più abbiamo una città costruita direttamente sull'acqua, Venezia. L'assessore Magoni ce l'ha servita su un piatto d'argento, ha citato i siti UNESCO. Allora, adesso io vi sfido, una prova di memoria. Vediamo chi se ne ricorda di più. Tocca a me. Facciamo partire l'assessore Caner questa volta. Allora, i siti UNESCO in Veneto sono ben 8, dunque vediamo di non dimenticarli. Allora, abbiamo, beh, ovviamente le Dolomiti, le ho citate prima, l'Orto Botanico di Padova, Venezia, la sua laguna, la città di Verona, ovviamente, bellissima, che tra l'altro è vicina anche alla Lombardia, Vicenza, le ville del Palladio, i siti palafitticoli del Veneto, le colline del Prosecco di Val d'Abbiadene e ovviamente le opere di difesa veneziane. Assessore Caner promosso. Assessore Magoni, tocca a lei. Compito è più difficile perché sono di più quelli nominati. L'assessore per me è un collega eccellente perché abbiamo delle sfide veramente bellissime da fare insieme. Quella che mi ricordo in primis sicuramente è l'arte rupestre della Val Camonica. È stato il primo sito UNESCO d'Italia che ha fatto i 50 anni nel 2019. Poi c'è il complesso di Statue delle Grazie, naturalmente col Cenacolo, che voglio dire è tantissima roba, cioè parliamone, Leonardo da Vinci. Poi c'è il villaggio operaio di Crespi d'Adda, che è una realtà eccellente da conoscere, i Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, quindi su Varese, la ferrovia Retica, Mantova e Sabbioneta, due esempi veramente eccellenti di costruzione, il Monte San Giorgio, i siti palafitticoli li diamo anche noi nell'arco alpino, per cui i Canari in questo caso li dividiamo, e i Longobardi in Italia è tanta roba. E poi naturalmente il saper fare artigiano del sistema luitaio di Cremona, che ci rende veramente famosi nel mondo. Bergamo con queste mura venete, per cui anche qui siamo in sinergia, assessore. E poi latte dei muretti a secco, che ha fatto grande la Valtellina, dove vengono coltivati i vini eccellenti, ma non solo, la transumanza alpina, anche qui potremmo aprire un dialogo, assessore. E poi l'alpinismo, cioè vedi tante cose in comune. Forse ti dirò di più, assessore. Potremmo condividere qualche sito UNESCO. Bella idea, vediamo se accetterà la sfida. Rimaniamo con l'assessore Magoni. Una domanda un pochino più godereccia. Un piatto tipico che amate per ciascuna delle due regioni. Lara, lei la parola. Allora, vabbè, sono bergamasca e vi direi casoncelli. Mia mamma era uno chef, io non so cucinare, per cui non chiedetemi di essere invitati a pranzo. E naturalmente, però, se pensiamo alle paste ripiene lombarde, mi viene in mente il tortello amaro di Castel Goffredo, un piatto eccellente che viene servito e poi assolutamente da visitare. È la terza settimana di giugno, c'è proprio la festa del tortello di Castel Goffredo, dove si può deliziare di questa buonissima,
percorso gastronomico all'interno di una destinazione anche bella da conoscere. Piatto Veneto. Ah, Piatto Veneto. Direi baccalà alla vicentina oppure polenta e musso, però siccome gli asinelli li ho, ne ho sei, non rida, assessore Caner, non devi ridere, io ho sei asini per cui non posso mangiare l'asino, però era buono quando lo mangiai. Ok, assessore Caner, tocca a lei. Beh, guardate, io noi di piatti tipici ne abbiamo tanti e potrei citarne veramente molti, però vi voglio citare un dolce. Per me il piatto più importante è questo dolce che è il tiramisù. Tiramisù trevigiano, che tra l'altro è conosciuto in tutto il mondo e fa sì che la mia regione venga esportata proprio in tutto il mondo. E come piatto lombardo? Ma guardate, come piatto lombardo io ne amo due, ma in particolare uno che è l'ossobuco alla milanese e poi la cotoletta, che piaccia o non piaccia, quando viene fatta bene, proprio quella a orecchia d'elefante, a me piace tanto. Vabbè, mi avete fatto venire l'acquolina in bocca. Ah, e questi piatti squisiti con cosa li accompagniamo? Una bollicina della Franciacorta o invece andiamo su Lugana? Assessore Caner. Beh, di vini ne abbiamo tanti, però è ovvio che in questo momento, visto che è anche sito patrimonio dell'UNESCO, mi varrebbe dire con una bella bollicina di Prosecco, magari di Cartizze, quindi una collina particolare all'interno della diocesi di Conegliano Valdobbiadene. Perfetto, assessore Magoni. Dalla Franciacorta passerei all'Oltrepò Pavese per andare in Valtellina. Diciamo che la Lombardia non è seconda a nessuno, me lo consenta assessore, anche sotto il tema vinicolo. Anche perché vorrei ricordare che la regione Lombardia è la prima regione in Europa come prodotti riconosciuti agroalimentari, che sono oltre 250. Bene, bene, la sfida si fa molto interessante. La sfida! Bene, bene, sono contento. Allora, adesso vi sfido su un altro terreno. Quale esperienza vi sentite di consigliare l'uno all'altro, ovviamente, a chi viene a visitare la Lombardia e il Veneto? Partiamo dall'assessore Magoni. Allora, una cosa che può essere condivisa con il mio collega anche qua, perché oggi siamo con il mio collega Caner? Perché siamo più vicini di quanto uno possa immaginare, due regioni che si abbracciano grazie al Lago di Garda. Sul Lago di Garda abbiamo il Vittoriale degli Italiani a Gardone, assolutamente da conoscere, anche perché se ci potesse essere la possibilità di farlo, ascoltare nell'anfiteatro che volle D'Annunzio sarebbe veramente splendido, poter assaporare un concerto in quel luogo veramente che emana una storia meravigliosa. Assessore Caner? Beh, sicuramente il Lago di Garda è importante, la sponda lombarda è molto bella, ma anche la sponda veneta ha il suo perché, e quindi credo che una bella esperienza non solo all'interno delle nostre strutture ricettive, che sono tante, ma anche appunto un giro all'interno del lago con qualche splendida barca a vela, penso sia una bellissima esperienza. E poi anche, perché no, un altro prodotto turistico che stiamo valorizzando molto noi è il turismo slow, quindi qualche giro a cavallo all'interno del patrimonio dell'UNESCO, quindi delle colline di Conegliano Valdobbiadene, oppure dei Colli Eugani Padovani o dell'Alessinia, credo sia un'esperienza unica. Perfetto. Allora, stiamo entrando nel vivo di questa intervista. Abbiamo parlato di turismo. L'Italia vuole ripartire, le regioni sono pronte. Cosa sta facendo il Veneto per accogliere i turisti nella propria regione? Stessa domanda ovviamente poi all'assessore Magoni. Ma guardi, noi stiamo preparando una massiccia campagna di comunicazione e anche di vaccinazione a pieno ritmo per garantire sicurezza, perché quello che dobbiamo fare prima di tutto è dire al mondo che siamo aperti, che i turisti possono arrivare, che la nostra regione è sicura e quindi possono tranquillamente venire alle nostre strutture ricettive, che troveranno tutta la sicurezza a 360 gradi di cui in questo momento il turista ha bisogno. La Lombardia, assessore Magoni? Mi allineo a quanto dice il collega Caner, che assolutamente è importante la parte sanitaria, dove Regione Lombardia è prima con le vaccinazioni. Scusi, assessore, se ogni tanto io vado sul podio poi scendo, ma consentitemelo, mi piace questa sfida. Poi mi avete aperto il cancelletto prima, mi sembra di essere ancora in gara.
Detto questo, sicuramente Regione Lombardia, attraverso il mio assessorato, ha continuato a tenere alta l'attenzione verso la destinazione di Regione Lombardia, anche perché noi abbiamo 3 aeroporti internazionali, Malpensa, Linate e Orio, dove transitavano 50 milioni di passeggeri all'anno. Quindi per noi è indispensabile andare a prendere quell'indotto economico derivante da quel flusso internazionale che purtroppo per questa pandemia si è interrotto. E quindi una città come Milano e tutte le città d'arte che noi abbiamo hanno assolutamente bisogno, per ricominciare, di questo turismo internazionale, e Regione Lombardia naturalmente è pronta ad accoglierli. Domanda con una risposta secca. 3 parole per descrivere la vostra regione, Lombardia con la Ramagoni. Allora, 3 colori, mi viene in mente il blu per l'acqua, per il colore dei laghi e dei fiumi, il verde naturalmente per l'ambiente che ci circonda attraverso i boschi, e poi naturalmente il bianco delle mie montagne innevate. Assessore Canere, Veneto come controbatte? Ma guardi, è molto facile, il nostro marchio Veneto, Land of Venice. Perfetto, bene. Giusto. Bravo, bravo assessore, mi hai convinta, vengo a trovarti. Lombardia e Veneto sono anche regioni famose per la musica. Cosa vi viene in mente? Sempre risposta a bruciapelo. Assessore Caner. Beh, guardi, ovviamente quando si parla di musica mi viene in mente l'Arena di Verona e il Teatro La Fenice, 2 splendidi gioielli che ci portano in tutto il mondo. Assessore Magoni. Ti supero, assessore. Cremona c'è il Museo del Violino, hai presente che vengono dalla Cina per conoscere la bellezza del sistema liutaio, del saper fare artigiano? E poi l'Opera Lirica, dov'è? Alla Scala di Milano. La prima della Scala dov'è? Assessore, mi consenta. E per, naturalmente, senza dimenticare il maestro Donizetti, quindi il Teatro Donizetti di Bergamo. La sfida si fa entusiasmante, eh? Vedo che nessuno vuole scendere dal podio, cedere il gradino al concorrente. Andiamo avanti, cinema, design e grandi eventi. Quali sono gli appuntamenti imperdibili in Lombardia? Allora, sicuramente per Regione Lombardia è importante sia il design che la moda. Quindi il Sole del Mobile è sicuramente quello che per eccellenza porta il mondo a casa nostra, ma la Fashion Week. Milano ha oltre 600 showroom, pertanto la moda per noi rimane un sistema, assolutamente un driver importante per Regione Lombardia. Ma sicuramente teniamoci pronti per la prossima sfida, la prima, 20 e 23, Bergamo e Brescia, capitale della cultura. E naturalmente sull'altra sfida saremo sullo stesso piano, assessore, nella promozione di quel bellissimo evento che sarà Milano Cortina 20 e 26, che ci legherà in un abbraccio, però un po' di sfida ci sarà a prescindere, non pensare che io mollo l'osso. Vediamo come replica l'assessore Caner. Beh, innanzitutto abbracciare Lara è sempre un piacere, quindi è ovvio che l'Olimpiade di Milano e Cortina 20 e 26 è uno dei grandi eventi che avremo in comune. Poi però io ne cito altri 3-4, direi importanti: la Mostra del Cinema di Venezia, la Biennale, il Vinitaly, che fortunatamente elogia le nostre peculiarità enogastronomiche, e anche Fiera Cavalli. Benissimo. Ultima domanda, la più importante. Cosa volete dire l'uno all'altro? Devo partire ovviamente dall'assessore Caneri in modo da lasciare l'ultima parola alla signora ospite, alla Ramagoni. A lei, assessore Caneri. Beh, intanto voglio dire a Lara che la invito in Veneto, l'aspetto a bere una buona bottiglia di vino buono, non solo di Prosecco ma di tanti altri, e poi soprattutto le lancio una sfida, l'aspetto nelle splendide piste da sci del Bellunese, perché le faccio mangiare tanta di quella neve che non ha mai mangiato. Beh, questa sfida si fa veramente severa, scusi Davide se ho superato la domanda, ma mi ha messo in pista. E come campionessa, beh, io ho fatto dei buoni risultati a casa tua, assessore, però sulla Stelvio di Bormio ti voglio vedere a 130 all'ora uovo, ok? Quindi io ti dico questo, potremmo scambiarci per un giorno, tu vieni con il tuo leone che rappresenta la Repubblica del Veneto e io vengo con la Rosa Camuna, facciamo uno scambio, ti va? Sfida accettata. Ah, stavo pensando, e se fosse in barca che ci mettiamo, io vado a Peschiera, tu a Sirmione, ci mettiamo sul confine? Una bella idea. Beh,
bella idea, va bene. Benissimo, va. Assessori, vi ringrazio, siete stati simpaticissimi e a tutti allora diamo appuntamento per una visita in Lombardia e in Veneto, o in Veneto e in Lombardia, e ovviamente alla BIT in questa Digital Edition. Grazie ancora. Grazie. Grazie a voi.